Tragedia nella notte in città. Intorno alle 4 di stamattina, infatti, nella zona industriale di Predanieda, tra la strada 18 e 19, per intenderci di fronte a quella che un tempo era la sede di Unieuro, in seguito ad un incidente stradale ha perso la vita una ragazza di 20 anni. La giovane si trovava a bordo di una Opel Astra Station Wagon sul sedile posteriore, in compagnia di due ragazzi minorenni, suoi cugini, uno dei quali sarebbe stato alla guida della vettura che si è scontrata contro un albero a forte velocità. L'urto è stato fatale alla ventenne. Sulle cause dell'incidente ci sono ancora molti punti oscuri, a partire proprio dal conducente, che sarebbe per l'appunto minorenne, e poi probabilmente l'auto sulla quale viaggiavano si trovava sottoposta a sequestro. A tal proposito, sembra che il giovane alla guida della Opel Astra abbia incrociato un'auto della polizia e per evitare di essere fermato avrebbe accelerato. In curva avrebbe però perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro l'albero. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, i cui sanitari hanno constatato il decesso della ragazza e hanno trasportato i feriti al pronto soccorso, i vigili del fuoco che hanno estratto i giovani dalla vettura e gli agenti della polizia stradale coordinati dal dottor Giacinto Mattera. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, arrivati con diverse squadre e con un'autoscala per operare più agevolmente, sono state evitate conseguenze ben più gravi. Ma la paura, ieri pomeriggio, nel capannone che ospita il deposito della Galbani, è stata tanta. Un grosso incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di ieri nella zona di Predanieda. A fuoco l'impianto fotovoltaico presente sul tetto del capannone che ha distrutto l'intera copertura dell'edificio, circa 1000 metri quadri. A stabilire le cause dell'incendio sarà una perizia eseguita dai funzionari del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ma dalle prime ipotesi sembra che all'origine del rogo ci sia un cortocircuito all'impianto fotovoltaico e che le fiamme si siano rapidamente propagate a tutti i pannelli e poi all'intera copertura di catrame. Il fumo ha invaso tutta la zona, l'aria è diventata subito irrespirabile, tanto che per precauzione sia le persone che si trovavano all'interno del deposito, sia i lavoratori delle aziende vicine sono stati fatti allontanare anche perché non respirassero fumi nocivi, dato che la copertura pare fosse formata anche da plastica e resine. Sul posto è intervenuto il nucleo NBCR, acronimo di nucleare, biologico, chimico e radiologico, che interviene nei casi in cui si verifichino situazioni che possano causare inquinamento da sostanze chimiche. La polizia municipale ha immediatamente provveduto a chiudere il tratto di strada su cui sorge il capannone per permettere ai vigili del fuoco di operare nella più totale sicurezza. Il traffico, già congestionato all'ora di pranzo, è andato letteralmente in tilt. Sul posto sono prontamente intervenuti anche i carabinieri, la polizia e la guardia di finanza. I vigili del fuoco hanno dovuto far fronte ad un'altra emergenza, sul posto rappresentata dalla carenza di acqua nel sistema antincendio nella struttura. Le autobotti hanno fatto la spola dal capannone in fiamme al centro commerciale Auchan, dal quale sono stati prelevati circa 5.000 litri di acqua, che hanno contribuito ad avere ragione delle fiamme. Già dopo un'ora la densa colonna di fumo nero, visibile in tutta la città, stava scomparendo, ma le operazioni di bonifica sono andate avanti fino alle 17. Le travi di sostegno della struttura non risulterebbero danneggiate. Non si conoscono ancora le ragioni che hanno portato un disoccupato algherese di 37 anni a distruggere prima la sala di attesa dell'ospedale e poi a tentare di scassinare un distributore automatico. Secondo le prime verifiche, il comportamento dell'uomo lascia presupporre che si trovasse in uno stato di confusione mentale esplosa nella violenza. I militari del nucleo operativo e radiomobili di Alghero intervenuti in ospedale sono stati costretti ad arrestarlo per danneggiamento e tentato furto aggravato. L'uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari e successivamente trasferito in una struttura ospedaliera psichiatrica della quale sembra avere più bisogno rispetto alle sbarre di un carcere. L'episodio ha destato preoccupazione e qualche problema in ospedale, almeno fino a quando non sono arrivati i carabinieri.
I quattro caccia AMX dell'Aeronautica Militare hanno varcato la soglia delle 9.000 ore di volo. In oltre 3.000 missioni effettuate da quando il 7 novembre 2009 sono stati rischierati a Herat nell'ambito della missione ISAF. I velivoli, provenienti dal 51esimo storno di Istrana e dal 32esimo storno di Amendola, sono inquadrati nel gruppo di volo Black Cats della Joint Air Task Force, comandata dal colonnello pilota Francesco Saverio Agresti, e sono impegnati con compiti di intelligence, sorveglianza e ricognizione aria a favore del Regional Command West, il comando regionale su base Brigata Sassari, responsabile dell'operazione ISAF nell'area occidentale del paese. Per gli uomini dei Black Cats, comandati dal maggiore pilota Alberto Faccini, il traguardo odierno, mai più eguagliato da un velivolo da combattimento italiano in operazioni fuori dai confini nazionali dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, rappresenta un passaggio importante e significativo che è stato possibile raggiungere anche grazie alla professionalità del personale tecnico preposto alla manutenzione degli aeromobili. L'impiego di questi velivoli, ha affermato il comandante del Regional Command West, generale Maglio Scopigno, costituisce una risorsa di fondamentale importanza nell'ambito della già efficace operatività del contingente multinazionale a guida italiana, particolarmente strategica nelle missioni di supporto tattico ravvicinato alle forze terrestri. La Regione ha dichiarato decaduto l'affidamento del servizio aereo assegnato alla Livingston per lo svolgimento del collegamento della continuità territoriale tra Alghero, Riviera del Corallo e Fiumicino. La clamorosa decisione prevede anche la revoca dell'aggiudicazione della gara. Al vettore sarebbe stata data comunicazione ieri e il provvedimento avrebbe operatività immediata. Da oggi quindi in aeroporto potrebbero scomparire le insegne della compagnia per fare posto a quelle dell'Alitalia. L'ex compagnia di bandiera era infatti risultata seconda nella gara disposta l'anno scorso dalla Regione. Eccoci di nuovo insieme con un appuntamento per Telegin Radio. Prima di cominciare vi ricordo i nostri contatti: 079 26 11 50 se volete chiamarci, info@telegin.tv se invece preferite mandarci una mail. Vi ricordo anche che siamo presenti sul web, basta cliccare su www.telegin.tv e ovunque voi siate potete rivedere i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e naturalmente le nostre produzioni. Oggi abbiamo in linea una signora, che ha la signora Graziella, che ha una segnalazione da farci. Buongiorno signora Graziella. Buongiorno dottoressa. Dunque, io lo problema di telefonata è un appello che voglio appunto mettere in evidenza, sì, a chi appunto ha questa legge chiamata la legge 20, mm-hmm, che è responsabile appunto di questi pagamenti in ritardo da gennaio. Ecco, di che tipo di pagamenti stiamo parlando? Perché magari la gente a casa non lo sa. Prego. Di che tipo di pagamenti stiamo parlando? Sì, la legge 20 è appunto un contributo regionale che ricevono le famiglie appunto dove ci sono dei problemi a casa di persone disabili. Ecco, quindi un sussidio che danno per le famiglie con disabilità. Sì. Ecco. Quindi qual è il problema? Il problema è che siamo da gennaio che stiamo aspettando e non abbiamo ricevuto nessuna notizia. Assolutamente niente, né denaro e né, neanche telefonicamente, perché abbiamo provato con gli affermanti a telefonare in vari uffici, ma nessuno sa niente. Chi è che dovrebbe contattarvi? Cioè chi è l'ente che eroga questi soldi? Beh, è la regione che finanzia al comune. Ecco, quindi il comune ci ha risposto, ma proprio poche parole, che non ci sono risorse. Ecco. E noi abbiamo chiesto se il sindaco di Sassari poteva appunto mettere le risorse che sono nella cassa comunale e anticipare loro, e poi la regione li manderà, ma non credo comunque, io credo che la regione la debba mandarci. Comunque ci sono mamme che, come me, che stiamo aspettando. Noi non vogliamo la caramella, noi vogliamo fatti, vogliamo sapere quando questi studi arrivano, perché si sono in ritardo, cosa sta succedendo, perché è impossibile. Noi siamo da gennaio che stiamo aspettando. Ecco, questi soldi, vabbè, voi siete da gennaio che li state aspettando, ma arrivano con cadenza mensile, semestrale, come funziona? Allora, prima erano di mesi,
hanno cominciato un po' a saltare i venti, insomma, dicono dove ci sono, dove ci sono i soldi, ecco. La regione non ha stanziato niente, non ci sono risorse. E quindi voi state, insomma, sollecitando in questo senso perché... A noi ci sta costando molte telefonate comunque, quando arriva la GBC dobbiamo prenderci la bolletta, questo sicuramente. Ecco, quindi signora io le faccio, insomma, le chiedo di rinnovare questo appello nel caso qualcuno dell'ente preposto ci stia ascoltando, insomma... Ma io vi auguro appunto che comunque chi si occupa di questa faccenda molto delicata, che si possa mettere... E la mano in tasca soprattutto e la mano sul cuore, perché noi stiamo parlando di persone disabili, stiamo parlando di bambini, persone anziane e che stanno aspettando, cioè non è giusto che comunque non ci diano una risposta. Perfetto signora, io la ringrazio per questa sua segnalazione. Io ringrazio a lei, è stata molto gentile. Si immagini, la ringrazio e soprattutto le faccio tanti auguri, insomma speriamo che questa situazione possa sbloccarsi in breve. Sinceramente io sono deluso. Immagino, anche perché insomma... Queste persone si devono stare bene, devono essere rispettate soprattutto, certo. E poi questa legge che vive da tanti anni la devono seguire ad hoc. Perfetto signora, grazie mille per la sua segnalazione. La signora Graziella insomma ha posto l'accento su un problema importante, noi speriamo che questa situazione possa sbloccarsi nel più breve tempo possibile, io nel frattempo vi ringrazio per essere stati con noi, vi do l'appuntamento alla prossima e naturalmente vi auguro buona giornata, ciao e grazie. Brevi dalla Sardegna, Olmedo. 4 giorni di festa ad Olmedo a partire dal 30 aprile per onorare la patrona del paese Nostra Signora d'Italia. Si inizierà alle 18.30 con la celebrazione della Santa Messa e dei Vespri Solenni, alle 21.30 in piazza Giovanni XXIII canti a chitarra con la partecipazione di Gianni De Nanni, Emanuele Bazzoni, Franco De Sena, accompagnati alla chitarra da Tore Mazzau e alla fisarmonica da Gianuario Sannia. Giovedì 1 maggio alle 8, 9 e 18.30 Sante Messe, alle 10.30 messa solenne e processione per le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale dell'Associazione Musicale Algherese Ama la Musica. Alle 16 nell'anfiteatro comunale giochi e intrattenimento per i bambini, alle 18 seguirà l'esibizione del gruppo sassarese di Antonello Usai, intervallato dal gruppo di Zumba guidato da Francesca Spanu. Alle 21.30 concerto dei Rio in piazza Giovanni XXIII, con la partecipazione dell'intrattenitore e ventriloquo Daniele Contu. Il 2 maggio alle 8 e 18.30 Santa Messa e alle 10.30 messa solenne e processione accompagnata dalla banda musicale Ama la Musica. Alle ore 16 nella palestra comunale triangolare di basket. Alle 21.30 in piazza Giovanni XXIII serata folk organizzata dalle associazioni folk culturali Nostra Signora d'Italia e coro polifonico olmedese Incantos, che vedrà l'esibizione del gruppo folk Nostra Signora d'Italia, Micromini e Grandi e il gruppo folk Ampuriesu di Valle Doria, il coro di Orosei diretto da Bastiano Pessei e il coro Sosa Stores di Golfo Aranci diretto da Peppino Orru. Il 3 maggio alle 18.30 Santa Messa per gli anziani e i malati del paese. Alle 21.30 gara poetica tra Salvatore Ladu e Peppino Donaera con la partecipazione dei tenores Supramonte di Orgosolo. Ulteriori appuntamenti sono previsti per la chiusura del mese mariano. Il 30 maggio alle 18.30 nella chiesa parrocchiale recita del Rosario, Santa Messa e a seguire concerto di canti mariani. Infine il 31 maggio alle 18.30 Santa Messa e processione fino alla Madonnina d'Italia. Da pinteso mia, canto.
vino in pessimia, sa che terra de capizza e so scanto de zizi e pazzola, ascolta io, canto da pintesu mia, canto in lobo d'oro, stillo de su coro e ballos, da Isaove de Maria, canto da pintesu mia, canto di Aisa cavalcata in processione, so scostumen de so sardoso, un barore, so scadito te saiara, su durrone de donara, baronessa tirannia, libera sa zente tua, e spigata messa dura, cando viero da giamadu, terra mia, testa ste gallura campidano e baronia. Domo mia, tu esepia, che mi stella in custu che lu, se meravigliosa. Sono disponibili presso la tesoreria del comune di Porto Torres, filiale del Banco di Sardegna, i contributi per le spese di viaggio degli alunni delle scuole superiori per l'anno scolastico 2012-2013. Festa maggiore del gremio degli ortolani Madonna di Valverde, il 27 aprile, domenica in Albis. Alle 11 presso la chiesa di Santa Maria si eseguirà una solenne cerimonia eucaristica, al termine si terrà il suggestivo rito dell'intregu. Alle 18.45 la solenne processione con il simulacro della Madonna, che verrà portata per le vie del centro per arrivare alla chiesa dei Cappuccini. Sul sito web del Comune di Sassari è pubblicata la graduatoria definitiva per l'erogazione dei contributi integrativi regionali per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2013. Gli interessati dovranno presentare all'ufficio contributi il modulo allegando le ricevute di pagamento del canone di locazione 2013 convalidate con apposita marca da bollo. La Via Crucis Vivente di Tireddu del 13 aprile 2014 verrà riproposta sulla nostra emittente oggi alle 15.30, mercoledì alle 10 e giovedì alle 21.45. TG Informazione e Approfondimento, orari messa in onda, dalle ore 13 alle ore 15.30, dalle ore 18.30 alle ore 20.45, dalle ore 22 alle ore 23.30.